Adesso partiamo subito con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni e quando torneremo sarà qui con me un gradito ospite. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'acquario, in gennaio nasceva a Busto Arsizio uno degli esponenti più importanti della scuola violinistica. Nel 1944 nasceva il grande violinista Uto Ughi, figlio di Bruno Ughi, avvocato originario di Pirano in Istria, e da Maria Miana. Ha iniziato da piccolo, a 6-7 anni, dice lui stesso, lo studio della musica e del violino presso la scuola di musica Giovanni Battista Pergolesi a Varese, sotto la guida di Ariodante Coggi, debuttante a solo 7 anni al Teatro Lirico di Milano e imponendosi subito all'attenzione della critica e del pubblico come uno straordinario talento. Nel corso della sua carriera si è esibito con le più grandi orchestre del mondo e i più grandi direttori d'orchestra del mondo. Particolari consensi ha riscosso al Festival di Salisburgo e in India con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretto da Zubin Mehta. Uto Ughi, oltre ad una grande attività concertistica sia in Italia che all'estero, ha dato vita a diversi festival e rassegne musicali, quali Omaggio a Venezia, finalizzato alla raccolta di fondi per il restauro dei monumenti della città, e Omaggio a Roma, per la diffusione del patrimonio musicale. Dal 2003 gli scopi di tali eventi sono stati ripresi nel Festival Uto Ughi per Roma, del quale Ughi è fondatore e direttore artistico. Da ricordare anche l'istituzione, con Bruno Tosi, del premio Una vita per la musica. Il 4 settembre del 1997 gli viene conferito dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per i suoi meriti in campo artistico, mentre nell'aprile del 2002 riceve la laurea honoris causa in scienze delle comunicazioni. Fra le altre onorificenze ricevute da Uto Ughi vi sono il titolo di accademico del Santa Cecilia, di commendatore della Repubblica, conferitogli dal presidente Pertini. Tra i riconoscimenti più significativi vi sono il premio Una vita per la musica, Leonard Bernstein, il premio Galileo, il premio internazionale Ostia Mare di Roma, il premio America della Fondazione Italia e il premio internazionale Cicognini. Nel 2020, nel momento della pandemia del Covid-19, è scelto dal Ministero degli Esteri per diffondere nel mondo un messaggio di promozione della cultura italiana, insieme ad altre personalità del mondo musicale come Andrea Bocelli, Paolo Fresu, Renato Zero, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Tra i violini suonati da Uto Ughi, lo strumento oltremodo più prezioso è lo Stradivari del 1701, appartenuto al violinista omonimo al quale Beethoven aveva dedicato la sonata in La maggiore, opera 47. Due curiosità molto particolari del grande Uto Ughi. Una è questa. Lui afferma che gli viene molta ansia prima di salire sul palco. L'altra curiosità è che il maestro Uto Ughi viene spesso nominato nei cruciverba. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Un abbraccio da me e un bacione da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!